Giù il sipario sulle festività patronali a Biancavilla con la processione di ieri sera di San Zenone, una novità per la comunità religiosa biancavillese. San Zenone, primo patrono della città, è ritornato in processione per le strade di Biancavilla dopo oltre 3 secoli. L'ultima volta che il simulacro del Santo Martire fu portato in processione risale ormai al lontanissimo 1665. Un nutrito gruppo di fedeli ha partecipato alla processione di ieri sera lungo il tragitto della Biancavilla del 600. Per antica tradizione, la ricorrenza festiva di San Zenone viene celebrata dalla comunità di Biancavilla il 14 febbraio, giorno in cui si ricorda l'arrivo dei padri albanesi in terra di Callicari. Zenone si convertì al cristianesimo assieme al suo servo Zena, dopo aver distribuito ai poveri tutti i suoi averi. Fu soldato dell'impero romano e martire nella persecuzione di Diocleziano. Fu decapitato il 23 giugno 304 a Filadelfia d'Arabia, l'attuale Amman in Giordania. Conclusi i festeggiamenti in onore di San Zenone, Biancavilla si appresta a festeggiare la Madonna dell'Elemosina, che verrà portata in processione domani sera. Poi sarà la volta di San Placido.